Ciao Internet! Come dicevamo, Cristiano Ronaldo in Portogallo è praticamente una quasi divinità, ma il suo busto non è molto piaciuto agli utenti della rete. C'è da dire che non ci vuole molto a non farselo piacere. Cristiano Ronaldo nel busto sembra qualcosa a metà tra Frankenstein, un rettangolo e un brutto dipinto fatto da un bambino di seconda elementare senza particolare talento, e le persone nella rete se ne sono accorti, quasi tutti, come ad esempio Tom, che dice: io vi sfido a non sentirvi meglio dopo aver visto una fotografia di Cristiano Ronaldo a fianco al suo busto. O ancora Nick, che in concomitanza con l'uscita del nuovo remake di It lo sostituisce al pagliaccio nello scarico del marciapiede con: porca miseria, il trailer di It probabilmente mi darà degli incubi. Della stessa opinione è l'utente di Twitter Bird Genius, che invece fa un lavoro opposto: riprende il busto e riprende la fotografia di Cristiano Ronaldo modificata per farla assomigliare al busto, con dei risultati francamente imbarazzanti. Stessa cosa per Kiwa, che riprende e mette il busto su una fotografia di Ronaldo ancora in attività, dicendo: non so se non so di che cosa state parlando, ragazzi. Penso che in effetti la statua sembri sia abbastanza carina. O ancora, per riprendere la stessa statua, l'utente John Sports Trail, che rifà una serie di fotomontaggi per riprendere l'immagine. O ancora Big Buzz 74, che dice: quel busto di Ronaldo sembra Johnny Cab di Total Recall, andando a riprendere uno dei personaggi di Atto di Forza, il film di fantascienza, uno dei film di fantascienza con Schwarzenegger. Tante le riprese da Ronaldo nel busto, nella carbonite come Han Solo, fino a riprese da videogiochi o anche addirittura con un Two-Face, il personaggio dell'universo di Batman, rifatto direttamente con il busto. Che dire ancora? Beh, l'internet, abbiamo visto, non è molto, diciamo, predisposta nell'accettare delle brutte riproduzioni o delle brutte opere d'arte, ma di sicuro è benissimo predisposta per farci sopra tra le migliori ironie che potete mai immaginare. E come sempre, grazie mille per avermi ascoltato e state parati.